Bentornati, Psiche dintorni, l'ultima parte di Social Network Istruzioni per l'uso. Riassumiamo un po', quello che ci siamo detti in questa puntata. Abbiamo esordito citando il titolo del libro, che non è altro che una sindrome che è stata definita da una ricerca coreana, quella della demenza digitale. Allora, abbiamo già detto che sono strumenti utili, ma che portano con sé una serie di problematiche di cui dobbiamo farcene carico. Dopo 15 anni dell'utilizzo di questi strumenti, ricordiamo che insomma, ne è esordito nel 2000, insomma, quindi sono 15 anni. Adesso abbiamo ricerche in giro per il mondo che ci stanno dicendo che effettivamente questi strumenti, che sono strumenti sicuramente utili, però producono, se utilizzate male, dei danni abbastanza notevoli. Dobbiamo anche dirlo, questo per, come dire, per onestà intellettuale, sono ricerche che vengono, come dire, poco pubblicizzate, poco conosciute, perché ovviamente vanno contro tendenza, contro le pubblicità che fanno le grandi multinazionali che vendono questi strumenti, che chiaramente hanno necessità di aumentare la vendita di questi prodotti. Questa ricerca ci ha posto di fronte a una delle patologie che adesso sta diventando molto diffusa, appunto definita demenza digitale. Per demenza digitale, questi studiosi che cosa hanno sostanzialmente definito una sindrome? Una sindrome con tutta una serie di problematiche, spesso diciamo a carico di bambini e di ragazzi, dove questa sindrome è caratterizzata dalla mancanza di, quindi dalla riduzione di attenzione e di concentrazione. Infatti notiamo negli ultimi anni un aumento di bambini e di ragazzi che hanno difficoltà a scuola proprio a concentrarsi e a stare attenti. Quindi questa è una caratteristica. L'altra caratteristica è appunto l'isolamento relazionale. Quindi questa sindrome comprende anche l'isolamento relazionale, quindi la superficialità di questi rapporti. Tutto questo, ecco, per utilizzare il termine che viene del sottotitolo del libro, dice come la nuova tecnologia ci rende stupidi. Cioè nel senso che questa nuova tecnologia utilizzata nei termini in cui noi abbiamo di fronte, ecco, ci rendono stupidi, ci rendono per certi versi, ci riducono la capacità di riflessione, la capacità anche di apprendimento. Tutto questo viene definito appunto come demenza digitale. Ovviamente questo libro ci richiama anche ad altre patologie, perché non dimentichiamo l'ultimo studio che hanno fatto i tedeschi, dove abbiamo in Germania ci sono già 254.000 dipendenti da internet, da questi social network, e circa 1.400.000 di persone che cominciano ad avere difficoltà. Quindi è un fenomeno molto diffuso di dipendenza da questi strumenti. La dipendenza che cosa produce? Produce molto spesso insonnia, altera praticamente i ritmi biologici di una persona, perché ci sono persone che restano svegli quasi tutta la notte, svegli fino a mattino, insomma, alterano il ritmo sonnoveglia con conseguenza finale dell'insonnia. Ma provoca anche una forma di depressione. Io penso che chiunque veda una persona di questo genere che è davanti a un computer o davanti a un qualsiasi strumento tecnologico di cui è dipendente, non ha l'espressione felice, sono delle persone estremamente depresse, che progressivamente si chiudono quasi in un atteggiamento, insomma, così, uso questo termine un po' forte, simile autistico. Quindi le patologie. Aggiungo a questo le patologie fisiche, perché non esistono solo. L'utilizzo di questi strumenti non producono solo patologie psichiche, ma producono anche patologie fisiche, quindi la riduzione di attività fisica, lo stare fermo, quindi problemi di natura di peso, problemi di natura anche ad esempio rispetto all'alimentazione. Si Quindi va incontro non solo a dei disturbi appunto fisici, psicologici, ma anche a dei disturbi psichiatrici. sì, sicuramente. Cioè, certo, il numero di soggetti che utilizzando questa arrivano a patologie psichiatriche sono sicuramente molto meno di quelle di cui dicevamo prima, però esistono sicuramente. Beh, la dipendenza a volte quando arriva
La dipendenza molto forte è una patologia psichiatrica, dalla quale peraltro è estremamente difficile uscirne, come lo è per la dipendenza dalle macchinette, dal videopoker, diciamo quelle che noi definiamo le nuove dipendenze, mentre una volta la dipendenza era relativa alle sostanze, all'alcol, all'eroina, adesso ci sono queste nuove dipendenze che sono appunto da macchinette, da videopoker, da internet, insomma. Ecco, ci può dare qualche esempio di cui lei si è trovato a parlare, anche ad affrontare, di qualche persona, insomma, che si è trovata ad avere questa forte dipendenza magari verso qualche videogioco? Sì, no, io ho avuto esperienze nella mia professione di psicoterapeuta, ho seguito dei ragazzi che hanno proprio problemi soprattutto del ritmo sonnoveglia, dell'alimentazione, per ragazzi che erano davanti al computer, oltretutto ragazzi in età scolare, che in particolare arrivavano a scuola completamente assonnati, perché stavano fino alle 2, alle 3, alle 4 del mattino davanti al computer. Come mi sono trovato anche di fronte a soggetti adulti che ad esempio sono dipendenti da videopoker o soggetti dipendenti da macchinette, queste delle macchinette piuttosto. Quindi mi sono trovato, e devo dire che non è. È forse una delle terapie più difficili, perché tirarli fuori non è molto semplice. Ecco, quali sono le modalità di intervento che si potrebbero adottare di fronte a dei casi clinici? Ma di fronte a dei casi clinici abbiamo lo strumento principe, che è la psicoterapia, nel tentativo di modificare la personalità del soggetto in maniera tale che riesca ad avere la forza e uscire fuori dalla dipendenza. E a volte bisogna ricorrere anche a farmaci, all'utilizzo di psicofarmaci. Perché, come dicevo prima, questi soggetti spesso poi strutturano depressione, strutturano tutta una serie di patologie, diciamo, tradizionali psichiatriche, insomma. Quindi. Sappiamo appunto che ci sono anche delle famiglie rovinate dai videopoker o comunque dall'uso smodato di queste macchinette. Sì, poi ci sono i risvolti economici, i risvolti. Sì, questo è un aspetto che porta con sé questo tipo di patologie, sì, specialmente questo delle macchinette del videopoker, sì. È vero che c'è una recidività, diciamo, di questi soggetti, non è sempre semplice diciamo, cercare di allontanarli da questa vita. Sì, ma non è facile assolutamente, come non è facile avere a che fare con qualunque persona che è affetto da dipendenza. Sicuramente un lavoro molto difficile, molto lento, eccetera. Qualche volta si interviene ad esempio anche con terapia familiare. Molto spesso la terapia familiare diventa una terapia elettiva per questo tipo di disturbi. I cosiddetti gruppi aiuto-aiuto, in cui persone che hanno lo stesso problema parlano, in particolar modo anche lo smaltimento di ore passate al computer, che crea una certa depressione, una certa anche instabilità nel non sopportare le persone che ci si trova quotidianamente a parlare. Sì, ma i gruppi di mutuo aiuto sono un altro strumento, cioè sicuramente anche quello valido, questo di riunirsi in gruppi che hanno lo stesso problema, quindi condividere il problema, sapere che ci sono altre persone che hanno il tuo stesso problema, può essere d'aiuto. Sicuramente è un altro strumento questo dei gruppi di mutuo aiuto, che sono poi i gruppi utilizzati per l'alcol, diciamo quelli tradizionali, poi non è che differiscono molto dai gruppi tradizionali di mutuo aiuto per alcolisti o per dipendente da eroina, cocaina, eccetera, sì. Sostanzialmente, allora, che si può fare diciamo cercare di evitare queste dipendenze, soprattutto la dipendenza dai social network, soprattutto per non cercare di incorrere in queste trappole del web? Sì, ma quello che abbiamo detto, il che fare intanto è diffondere una educazione dell'utilizzo di questi strumenti. In questo senso, nel che fare, sono investite di questa responsabilità le agenzie educative più importanti, che sono la famiglia e la scuola, ma devo dire anche poi la politica è investita, in quanto poi deve fare norme, leggi che regolano meglio e che riducono questo rischio. Quindi questo sicuramente. La famiglia, come abbiamo detto, nel che fare, quando mi è capitato genitori che mi chiedono ma che io cosa devo fare poi nella concretezza, l'abbiamo già detto ma lo riassumiamo qui, adesso,
I genitori devono seguire i figli, specialmente quando sono piccoli, non bisogna che li lasciano da soli davanti al computer o davanti a questi strumenti. Quando arrivano a una certa età che cominciano a utilizzare i social network, i genitori devono avere un controllo sui social, devono essere in grado di intervenire e controllare ciò che viene pubblicato, ciò che viene messo in rete. E naturalmente allo stesso tempo ci deve essere una azione educativa da parte della famiglia, ma che riguarda anche molto la scuola, che è quella di cominciare a fare capire ai bambini e ai ragazzi quali rischi si corrono quando noi mettiamo in rete tutta una serie di informazioni e come bisogna, ad esempio, basta spiegare, cominciare a spiegare e fare capire come bisogna fare un profilo per rimanere nei termini di sicurezza, in maniera tale da non rischiare, come dicevamo prima, di essere oggetto di adescatori sessuali o di stalking o di quant'altro. Quindi, ed è un'azione questa che deve essere fatta costantemente, famiglie e scuola devono agire in maniera costante, soprattutto, come dire, rivalutando il problema. Cioè, il problema, a mio avviso, ancora tutt'oggi è sottovalutato. Però adesso molte ricerche ci stanno dicendo che invece dobbiamo intervenire, perché questo diventa un problema grossissimo nei prossimi anni. Quindi il che fare è veramente un problema educativo. Quindi è fondamentale sensibilizzare e creare un circolo di informazioni in modo tale da aggiornare e informare, più che altro che aggiornare, sull'utilizzo giusto del computer. Sì, poi abbiamo un compito che è un compito nel che fare, diciamo un compito più generale, che è quello di creare nella nostra società situazioni dove le relazioni crescono e maturano, le relazioni quelle fatte reali, non quelle virtuali, quindi creare situazioni, quindi aumentare la capacità emotiva dei bambini e dei ragazzi. Io credo che sia fondamentale lavorare con i bambini piccoli. Quando dico bambini piccoli intendo dire bambini già di scuola materna. Allora, se noi diamo una base di competenza emotiva, diamo, come dire, gli strumenti per costruire relazioni umane sane, che sono quelle veramente faccia a faccia, dove c'è la capacità di relazionarsi con un'altra persona, quando, diciamo, aiutiamo i bambini nel passaggio dalla fase egocentrica, quella dei primi anni di vita, alla fase invece in cui scoprono che c'è l'altro, che c'è il tu, allora consolidare questi passaggi che sono importantissimi nello sviluppo del bambino vuol dire fare prevenzione anche rispetto a quelle che possono essere i danni prodotti dall'utilizzo dei social network. Poi io sono convinto, ma vedo che sono convinto insomma nella letteratura che abbiamo adesso delle ricerche, che sicuramente adesso abbiamo una certezza: i social network utilizzati in questa maniera provocano dei danni al cervello. Il cervello è uno strumento che non cessa mai di crescere, diciamo, dal punto di vista delle sue capacità. Dicevamo prima, il cervello una sola cosa non può fare, che è quella di non imparare. Quindi tutto quello che accade, tutto quello che facciamo, viene, come dire, accumulato nel cervello. Il cervello, diciamo, si modifica. Ecco, utilizziamo questo termine, forse meglio, si modifica. Quindi noi non possiamo immaginare che l'utilizzo per tantissimo tempo di questi strumenti non modificano il cervello dei ragazzi, dei soggetti giovani. Quindi modifica quelli che sono i processi cognitivi, dall'attenzione anche alla memoria, perché si creano dei veri e propri problemi. Sì, mi fa piacere che ha citato la memoria, perché è una cosa un po' che mi era sfuggita. Un altro danno che provoca questo è proprio nella memoria, cioè la capacità in quella famosa sindrome che abbiamo detto di demenza digitale, c'è proprio la riduzione della capacità di memorizzazione. Quindi anche in questo senso provoca, insomma, delle difficoltà ai ragazzi e ai bambini. Insomma. Quindi se noi notiamo nei nostri figli che c'è questa minore concentrazione o capacità di memorizzare le cose, allora sicuramente dobbiamo porre un freno. Sì, insomma, voglio dire, è inaccettabile che noi possiamo pensare che i nostri ragazzi stiano 8 ore al giorno davanti a questi strumenti, veramente mi vengono i brividi. Purtroppo devo dire che non è manco semplice, cioè, insomma, nel senso che controllare i ragazzi poi in questa attività è difficile. Quello che possiamo fare è invece costruire
situazione dove i ragazzi possono utilizzare il tempo in maniera diversa. Faccio un esempio già un banale, leggevo in questi giorni, c'era la polemica sul discorso della scuola, no? Anche la scuola, che ormai è un po' datata, la nostra scuola è un po' datata, no? Ormai mi pare che sia inadeguata ai tempi, mi sembra che sia inadeguata ai nostri ragazzi. Però creare ad esempio all'interno della scuola anche tempi in cui possono fare altro, in cui possono avere anche momenti di creatività, di musica, di teatro, di... quindi creare situazioni dove questi ragazzi, come dire, diventano creativi, producono altre cose e si allontanano dal, quindi riducono le ore di fronte a queste, esempio questo è, naturalmente questo richiede una, come dire, riconsiderazione della scuola in termini diversi, anche sul piano fisico, sul piano, come dire, dell'edilizia scolastica, no? Che le nostre scuole non sono adatte a fare questo tipo di attività. Quindi sostituiamo i videogames con il gioco. Io sono sempre fermo alla battuta di Gianni Rodari, vogliamo toglierli dal computer, diamogli opportunità insieme ad altri ragazzi di essere creativi, di vivere all'aperto. Quindi una buona base di socializzazione magari potrebbe essere lo strumento valido per contrastare questo isolamento creato dai social. Sì, sì, ma i capisaldi, almeno i miei capisaldi sono questi, dare più competenza emotiva a cominciare dai bambini, sicuramente, dare più opportunità di essere creativi, quindi riprendere nella scuola, come si fa a non fare musica, a non fare teatro, a non fare... La scuola non si può ridurre alle materie tecnologiche come se questo no, anche perché capisco che poi c'è bisogno di un cambio culturale dove ai ragazzi non bisogna chiedere solo competenza efficace nello studio o poi nel lavoro, bisogna chiedere anche competenze emotive. La scuola deve educare, ricordo che educare deriva da oggi, cioè portare fuori dall'individuo tutto ciò che lui ha di buono, quindi tutto ciò che ha di potenziale. Nella scuola non deve solo limitarsi alla didattica, quindi costruire un nuovo modo di fare vivere i nostri ragazzi, questo sicuramente è un antidoto straordinario contro i danni poi fatti dalle, e quindi poi con l'utilizzo corretto di questi strumenti. Si potrebbe anche utilizzare, introdurre una materia proprio in questo senso, proprio per l'uso delle nuove tecnologie, per insegnare ai ragazzi anche sin da giovani a usare correttamente questi... Sì, chiamiamola materia, ma sicuramente è necessario che ci siano più attività che aumentino la sensibilità dei ragazzi rispetto a questo problema. Però torno a ripetere, siccome il problema ancora è sottovalutato a livello politico, a livello delle agenzie educative, cioè quasi un po' anche i genitori stessi, anche le famiglie, tendiamo, come dire, a non prendere in considerazione questo problema. Noi invece che operiamo nelle scuole, che operiamo con bambini, con ragazzi nella nostra attività terapeutica, ci rendiamo conto invece che questo è un problema che sta diventando un problema insostenibile per una società. Perché poi, sì, perché poi i costi sociali di questo sono enormi. Ci troviamo di fronte ad una società fatta di persone molto silenziose, introverse, che nascondono delle vere e proprie patologie, e poi si viene a leggere determinate notizie, sia di cronaca nera, sui giornali, e questo potrebbero essere anche delle conseguenze da un uso smodato della tecnologia, che non crea proprio questi momenti di coesione, di incontro con le persone, cioè non c'è più il momento nel conoscere l'altro, ecco, nel socializzare, nel crescere. Quindi sì, ammazza sì. Le relazioni, ecco. Assolutamente, basta solo, mi viene in mente un quadro che penso possiamo tutti quanti vedere abbastanza spesso, no? Noi il sabato sera entriamo in qualche pizzeria, notiamo delle scene che sono un po' particolari, che sono quelle di 7, 8, 10 ragazze sedute a un tavolo e tutti sono col telefonino che digitano, cioè veramente in una incomunicabilità terribile. Ma non solo di ragazzini, anche adulti. No, anche di adulti.
Molto spesso si cela anche una profonda insicurezza dietro questo, cioè un'insicurezza e una paura di non essere accettati dall'altra persona, quindi magari si tende proprio a nascondersi, ma ci potrebbero anche essere delle patologie più gravi, cioè un isolamento totale dalla vita pubblica e non trovando spazio appunto in altre persone o con amicizie, si tende proprio a rifugiarsi dentro questi social network che poi sfociano in cose più gravi, ecco. Certo, sì, ma noi ripetiamo la cosa, quando sostengo che il problema è emotivo, quando sostengo che c'è l'incapacità di relazionarsi in maniera sana, in maniera corretta, dico proprio questo, che l'antidoto è costruire questa capacità di relazionarsi con gli altri, quindi la nostra capacità sociale deve aumentare. È chiaro che in una condizione come la nostra attuale, dove la competenza emotiva sfiora l'analfabetismo, come diceva Goleman, allora che succede? Succede che questi strumenti diventano quasi uno schermo, cioè per nascondere le proprie debolezze, quindi un ragazzo che non si accetta, perché quello che lei sottolineava, il fatto anche di non accettarsi, anche fisicamente, eccetera, di non sentirsi belle, eccetera, ma questo deriva veramente dall'incapacità emotiva, perché quando tu hai abilità emotive sei in grado anche di accettarti, anche se non sei particolarmente esteticamente bello, perché prevale il fatto di considerarsi una persona, quindi questo aiuta, quindi torniamo sempre lì, l'antidoto è sempre quello, aumentare la capacità di relazionarsi con gli altri. Io ad esempio mi viene in mente questa cosa, molto spesso quando abbiamo ragazze che hanno problemi di relazione, che sono chiuse, ragazze, parlo anche di 11 anni, 12 anni, eccetera, noi suggeriamo ai genitori di fare una cosa, fategli fare giochi di squadra, perché nel momento in cui vanno a fare sport di squadra hanno necessità di relazionarsi con gli altri, di giocare insieme agli altri, di rispettare delle regole comuni, quindi diventano paradossalmente educative. Come mai c'è questa strana concezione, strano pensiero che bisogna essere per forza belli, perfetti e per essere accettati, ecco, perché forse magari questo ci è stato comunicato dalle pubblicità o comunque da certi programmi che proclamano insomma la bellezza a tutti i costi, se no appunto si è emarginati, si è isolati. Forse per questo sicuramente la cultura attuale del bello che viene trasmessa aumenta questo problema, ma io credo che questo problema abbia altre radici. La radice fondamentale è che viene meno la persona. Siccome noi non ci identifichiamo come persone, perché la cultura imperante e dominante non ci fa considerare persone, è chiaro che prevale l'aspetto estetico, per cui io valgo solo e soltanto se sono bello, invece io valgo invece se sono una persona che sa essere corretta, che sa relazionarsi, che sa essere, quindi la bellezza diventa, e poi magari questo ci aprirebbe un'altra finestra, che è quello che poi dovremmo anche spiegare, che la sensualità non deriva esclusivamente da una bellezza estetica, ma deriva a volte da un atteggiamento. C'è un passo nel libro Demenza digitale di Manfred Spitzer in cui parla proprio di questo, anche dell'uso di internet. Sì, ma un po' abbiamo sintetizzato questa cosa, dove lui, c'è un capitolo in questo libro dove dice che fare, che giustamente fatto tutto questo ragionamento anche abbastanza estremo, insomma, che io personalmente devo dire condivido molto, anche col rischio, come dice lui, di passare per antipatici, perché contro la maternità, eccetera, ma insomma è una cosa, dove lui in questo capitolo racchiude tutti questi elementi del che fare e come atteggiarsi rispetto a questa cosa. Io vorrei sottolineare che non è semplice quello che stiamo dicendo, perché questo ci richiama a un cambiamento radicale del sistema educativo che abbiamo nel nostro paese. E il sistema educativo, inteso così come l'abbiamo espresso, è fondamentale nella, ma attenzione, è fondamentale anche nell'economia di un paese, perché un paese è sano anche economicamente se ha cittadini sani.
Comunque è tutta una catena di montaggio, un po' fredda purtroppo con l'uso della tecnologia, però anche è il percorso che noi stiamo vivendo. Sì, adesso io richiamo sempre una cosa, no? Nelle mie discussioni richiamo sempre la creatività, no? Che è l'antidoto, perché poi d'altronde c'è un passaggio molto, molto interessante di Freud in una sua analisi dell'estetica, dove diceva che l'unica cosa che ci può salvare dalla vita, considerata difficile, problematica, eccetera, è proprio la fantasia e la creatività. Noi a quello che dobbiamo ritornare, dobbiamo insegnare ai bambini e ai ragazzi la creatività, perché la creatività è quella cosa che ci consente poi di essere veramente liberi, che ci consente di relazionarci, che ci consente di raggiungere una competenza emotiva, ma soprattutto ci consente, come per utilizzare termini un po' freudiani, ci consente di sublimare a volte la nostra rabbia, a volte i nostri sentimenti negativi. Quindi avere altri interessi, oltre quello di chiudersi davanti a un computer, è fondamentale. Sì, ma quando dicevo, insomma, che la scuola dovrebbe interrogarsi in questo senso e creare, è di pochi giorni fa un articolo, c'era su Repubblica proprio questo, veniva presentata e ridisegnata un'aula scolastica nuova. Le aule così come sono fatte adesso sono assolutamente antiquate, non sono adeguate ai nostri ragazzi, ma mi viene in mente la battuta di un ragazzo, dice, dopo 5 anni del mio compagno, dice, mi ricordo la nuca, quello che mi stava davanti, no? E queste aule sono costruite nei banchi in semicerchio, così tutti si possono guardare, ma ci sono anche degli spazi in questa scuola, come dire, sognata. Ma sì, tecnologica, però spazi dove c'era opportunità dentro la scuola di fare anche altre cose, di muoversi, fare una lezione in un posto, in un altro. Cioè, una situazione dove veramente la scuola può essere determinante, ma ovviamente questo richiede un investimento economico da parte del governo estremamente forte. Ahimè, così come sono le cose adesso non mi pare, però ci vorrebbe un grande investimento sulla scuola. Questo è uno dei nodi per venire a capo anche di questo problema di cui abbiamo discusso oggi. Una volta c'era l'educazione fisica, adesso neanche quella in molte scuole è stata abolita addirittura. Magari sarebbe utile dei centri, ecco, di aggregazione per i ragazzi anche il pomeriggio, con incontri di questo tipo, potrebbe anche risultare molto importante, no? Sì, sì, un po' è sparita l'educazione fisica, un po' è sparita l'educazione artistica, no? Sono sparite tutte quelle cose dove... È abolita l'educazione fisica. Insomma, voglio dire, non è scomparsa della cosa, come insomma hanno tentato di fare scomparire anche le materie che aiutavano alla riflessione, alla capacità di critica, come la filosofia o le lingue cosiddette morte, insomma, il latino, il greco, eccetera. Sì, la scuola deve un po' rivedersi sul piano fisico, sul piano come appunto sul piano dell'organizzazione, ma anche sul piano dei contenuti, perché insomma sono diventati, è come se la scuola guida ancora una 500, i ragazzi sono in Ferrari. E questo era il passo con i tempi praticamente, sì. È un po' rimasta, ecco, in effetti alla 500. Allora ricordiamo di nuovo e magari facciamo vedere, sì, il libro. Sì, volevo ancora una volta, facciamo vedere, questo è il libro a cui un po' ci siamo ispirati oggi, che è Demenza digitale, come la nuova tecnologia ci rende stupidi. Un libro un po' di rottura, un libro un po' dove ci pone di fronte alle nostre responsabilità rispetto a un problema che sta diventando veramente molto invasivo e pervasivo della nostra società. Un problema su cui penso nei prossimi anni dobbiamo occuparci molto. Ovviamente dobbiamo occuparci noi che facciamo parte noi che siamo operatori sociosanitari, si deve occupare la scuola, si deve occupare le famiglie, ma si deve occupare anche la politica con scelte nella direzione che abbiamo detto poco prima. Quindi un po' ognuno di noi deve fare il proprio ruolo, il proprio compito. Bene, noi abbiamo terminato anche per oggi questo appuntamento, noi la ringraziamo ovviamente. Grazie a voi.
Vediamo alla prossima volta, appuntamento alla prossima volta con Psiche Dintorni, con un altro argomento abbastanza importante, cioè l'Eros. Grazie a tutti. Presto.